Ragazzi, prima che inizi il video, devo chiedervi soltanto una piccola cosa. Vi chiedo di lasciare adesso un mi piace, sfondate quel tasto, perché sono tornata, ho tantissimi progetti che cominceranno da giugno, non, cioè non da metà giugno, quando la scuola è finita, quindi sono sicura che tutti ci siete. Ci saranno animazioni, nuove serie, nuovi giochi, nuovi format, ci saranno tantissime cose, quindi lasciate un mi piace adesso, vi lascio 5 secondi. Grandi ragazzi, mi raccomando, distruggete quel tasto perché dovete farmi vedere che ci siete, dobbiamo tornare attivi, dobbiamo tornare ai risultati che facevamo prima del mio piccolo periodo di pausa. Quindi mi raccomando, buona visione. Charlie è benvenuti in questo nuovissimo video. Lo so che quest'occhio vi sembra un po' più gonfio. Mi appunto una zanzara proprio sopra quest'occhio. Tipo, fino a ieri era una palla così. Sembravo il gobbo di Notre Dame. Oppure uno dei Simpson che hanno gli occhi a palla. Però adesso si è un pochino sgonfiato. Cioè, è ancora gonfio, ma di meno. E oggi mi sono anche fatta male al pollice. Adesso non riesco a piegarlo bene. Perché praticamente facendo palestra dovevo alzarmi con le mani dal materasso. E il mio pollice ha fatto crack. Quindi era un po' male. Ma non è quello di cui vi dovrò parlare in questo video. Perché il video si chiama "Quando Charlie chiama il suo branco risponde". Sì, sono una persona molto filosofica. Il video si chiama così perché effettivamente adesso abbiamo un richiamo tutto nostro. No, non abbiamo ancora un richiamo vero e proprio. Oddio, se avete appena sentito un rumore orribile, è stato il pop che si è mosso. Non abbiamo ancora un vero suono tutto nostro. Anche se effettivamente sarebbe una bella idea, ma non è quello che abbiamo adesso. C'è un'applicazione che penso che la maggior parte di voi conosca, che si chiama Notibe, che permette ai creatori di contenuti di far arrivare ai propri iscritti dei feed in tempo reale. Adesso sono anch'io su questa applicazione, sono mesi che me lo chiedete: "Charlie, perché non ti metti su Notibe?" Ragazzi, non è una scelta mia, io ho fatto richiesta già tempo fa, però c'è una lista lunghissima, ho dovuto aspettare che arrivassero al mio turno. Il mio turno è finalmente arrivato, quindi adesso sono su Notibe. Come fare per riuscire ad avere queste notifiche? Semplicemente dovete scaricare l'applicazione che troverete nella descrizione qua sotto. Nella descrizione vi lascio il link di Google Play, però la trovate anche su iOS. Ho messo Google Play perché ho Android, quindi scarico da lì, ho lasciato quel link, però c'è anche per iOS. Praticamente dovete aprire l'applicazione, registrarvi, andare su lista canali e cliccare il più sul mio canale. Facendo così vi arriveranno delle notifiche che io deciderò. Nel senso, queste notifiche non sono automatiche, ma siamo noi creatori di contenuti a decidere quale notifica deve arrivare, di che cosa, se è un link di Facebook, un post, se farla arrivare a tutti o solo ad alcuni, perché ci sono due tipi di iscrizione: l'iscrizione AIG, dove vi arrivano solo le notifiche importanti, e quella normal, dove vi arrivano anche le notifiche normali di poca importanza. Chi ha il profilo normal attivato riceve tutti i tipi di notifiche, AIG solo le notifiche alte. In questo modo, quando faccio una live, quando esce un nuovo video, quando faccio qualcosa di molto importante e voi volete essere sicuri di non perdervelo, avete questa applicazione che è molto utile. Metterò al massimo una notifica al giorno, quindi se ve la scaricate tranquilli non sentirete continuamente vibrare, perché metterò soltanto... Oddio, che capelli ho! Metterò soltanto una notifica al giorno, massimo due se c'è proprio qualcosa di importante, tipo una live improvvisa o cose del genere. A proposito di live, mi raccomando, scaricatevelo perché probabilmente in questi giorni farò una live in stile quiz televisivo. Quindi se siete arrivati fino a questo punto, scrivete hashtag quiz televisivo. Sì, sono fissata con gli hashtag, mi piacciono gli hashtag everywhere. In stile quiz televisivo, semplicemente perché io e i miei amici con cui farò la live faremo dei giochi che si fanno, che si vedono in TV, giochi che volevo fare anche sul palco al Festival del Nerd, ma non è stato possibile per motivi che vi dirò nel video che uscirà, dovrebbe uscire settimana prossima, cioè al 100% esce settimana prossima, però non so bene che giorno, sto aspettando le clip di quando giochiamo a bowling, perché voglio mettervi anche quelle, quindi sto aspettando che mi arrivino tutte le clip in modo da poter fare il video. Quindi ragazzi, scaricatevi Notibe o Notibe, penso si pronunci Notibe, che trovate nella descrizione, oppure comunque basta cercare Notibe, scritto Notibe, Google Play o su iOS, cioè sull'Apple Store. Scaricatelo e seguitemi perché vi farò arrivare tutte le notifiche più importanti da non perdere. Per questo si chiama richiamo, perché io so che
il mio branco, quelli che fanno veramente parte del mio branco, scaricheranno questa applicazione e mi seguiranno per essere sicuri di non perdersi niente. E questo è importante perché ultimamente YouTube e Facebook, soprattutto Facebook, non fanno arrivare tutto. Facebook devi pagare per far arrivare le cose a quelli che hanno già messo mi piace, quindi questo vi fa capire tutto di Facebook. Quindi, mi raccomando, scaricatevela, seguitemi. E adesso è arrivato il momento di salutare quelle persone che avevo detto che avrei salutato su Facebook, perché chi ha messo mi piace la pagina Facebook è un po' più privilegiato rispetto a chi sta solo su YouTube, perché su Facebook metto spoiler, contest, anteprime. Avevo messo un video sulla pagina Facebook dove dicevo che i primi 20 che mi inviavano lo screen dove mi seguivano su Notype li avrei salutati in questo video. Quindi adesso prendo questo bellissimo foglietto dove li ho scritti tutti. Non sono 20 perché moltissimi non mi hanno inviato lo screen, ho chiesto di farlo e non l'hanno fatto. Oppure ad altri non sono riuscita a chiedere di farlo e quindi non l'hanno fatto. E purtroppo avevo detto che bisognava inviare lo screen e quindi non ho potuto metterli. Però comunque ce ne sono un bel po'. Allora, devo salutare... Metto qua. Il Foti, Vines, Venom, Big Penna, Xina, Eddie, Amrit, Luca Vecchi, Francesco Brunello, Daniele Fontana, Lorenzo Groppi e Jerry0912. Tutti gli altri che erano un bel po', non so perché non hanno inviato lo screen nonostante l'avessi detto. Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, ma penso di aver controllato, cioè ho controllato più volte, quindi penso di aver detto tutti. Scaricatevi l'applicazione, seguitemi, fate tutto quello che potete fare in assoluto. Mi raccomando, domani uscirà un nuovo video perché tornerò a fare un video al giorno. Domenica sarà l'ultimo episodio della Jawi Pack. Lasciate tantissimi mi piace perché presto arriveranno nuove serie. A metà giugno arriveranno nuove, nuovissime serie, quindi dovete seguirle. Niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.